La compagnia della stampa ha pubblicato il bestseller Soji Do, La via della pulizia, di Hidesaburo Kagiyama, curatore dell'edizione italiana, e Rosario Manisera, presidente dell'associazione culturale italo-giapponese Fuji, e che questa sera ha presentato il libro al Mondadori Bookstore di Corso Palestro Brescia. Ai nostri microfoni, Rosario Manisera. Soji Do, La via della pulizia, indica un modo per realizzarsi, quindi per realizzare la propria vita, anche i propri sogni. Per i giapponesi, in modo particolare per il signor Kagiyama, che ha scritto Soji Do, La via della pulizia, ma anche tanti altri libri sullo stesso argomento, è un modo anche per purificare il proprio cuore, la propria mente, è un modo per migliorare il proprio ambiente, la propria città, il proprio paese, ma anche un modo per cambiare la società. E questo è un po' l'idea più vasta della pulizia. La pulizia è come una via che gli esseri umani possono percorrere e che aiuta a vivere più da esseri umani. Oggi veramente si parla molto da parte di differenti associazioni o gruppi di pulizia, di miglioramento dell'ambiente in cui si vive. Questo libro, che fa parte, è collegato direttamente alla vita di Hidesaburo Kagiyama, illustra non soltanto le modalità proprio concrete di come pulire un ambiente, di come pulire una città, di come tenere pulito un paese, ma mostra anche quelle che sono le conseguenze che derivano all'individuo o alle imprese o alle scuole o a un paese, le conseguenze che derivano dalla pulizia, da un ambiente tenuto pulito. Finanche si sottolinea l'aspetto che la pulizia aiuta a rendere migliore il cuore dell'uomo e quindi a diminuire anche la delinquenza nella società.